Piacevoli a campo, fascia di destra, ancora Benedetti che cerca in avanti il numero 68 Pasquinelli, che trova un importante intervento da parte di Benedettini, ma c'è stato un fallo precedente. Ilie sa dare l'avvio a questo calcio d'angolo che arriva in questo momento, lo ha messo in mezzo, colpo di testa al numero 23 Riccardo Colonna, che sfiora il palo. Pasolini cerca di mettere ordine. Difesa guidata da Acevoli. Ancora Benedetti. Carica al destro. Pallone che termina sul fondo. Colonna. Salta molto bene Rosti. Colonna. Entra in area di rigore. Pallone messo al centro. Allontana al limite dell'area. Tiro murato. Ancora al destro di Borghini, che termina anch'esso fuori di poco. Quindi un'altra occasione per la Juve Nestogana. Fabio Gentilini, portiere classe 84, anche lui molto esperto. Borghini, scambio tra Lisi e Baldazzi. Baldazzi che entra in area di rigore alla ricerca della conclusione di Benedetti. Murata recupera in fase offensiva la Juve Nestogana, proprio con Pasquinelli alla ricerca di Benedetti, che carica il sinistro. Una grandissima parata di Benedettini alla ricerca di Pasquinelli. Recupera la Libertas con Greco, limite dell'area, carica al destro. Murato, ancora pallone per il 34, che spoggia Sapori, cerca di saltare Lisi e ce la fa, passa in mezzo a due, Sapori finisce a terra, andrà a battere proprio Mario Barone, capitano della squadra granata di Sperindio. Fischia Ilie, parte Barone, pallone alto sopra la traversa, si appoggia a Manfroni, si libera di Nicolini, allarga sulla destra, molto bene per Cevoli. Baldazzi, anzi Borghini, cusci in mezzo a due, attenzione Borghini, carica al destro e un'altra parata di Elia Benedettini. Un destro, attenzione, però entra in area di rigore adesso la Juve Nestogana con il destro da parte di Lorenzo Pasquinelli, che termina alto. Pallone in avanti a cercare proprio il numero 10 Thomas Sapori, cerca dentro l'area il sinistro di Nicolini, murato dall'intervento di Gentilini, poi commette fallo proprio il numero 17. Ma il pallone termina ancora tra i piedi della formazione granata. Prova al destro il capitan Barone con una deviazione, quindi sarà calcio d'angolo. Andrà a battere questo calcio d'angolo. Si appoggia a Morelli, pallone che termina tra i piedi del numero 34 Greco, che spara alto. Calcio di punizione battuto velocemente. Barone si appoggia ancora a Thomas Sapori, maggiormente sulla fascia sinistra. Barone carica al destro e la palla che trova la traversa. Quindi calcio di punizione battuto velocemente dalla Juve Nestogana. Baldazzi vicino all'area, parte il cross, il colpo di testa a botta sicura di Francesco Stella. Trova un grandissimo intervento da parte di Elia Benedettini. Entrambe le squadre molto aggressive in questa fase del match. Ne esce molto bene Greco, che supera il cerchio di centrocampo. Greco, 3 contro 3, pallone largo per Sapori! Thomas Sapori, minuto 75! Calcio d'angolo per la Juve Nestogana, che andrà a battere proprio il numero 27 Borghini. Colpo di testa che finisce fuori da parte di Borghini. Gianmaria, Sallustio per Tafa, che sguscia molto bene in mezzo a due. Morelli può mantenere il possesso. Morelli, limite dell'area. Morelli, metà di rigore, finisce a terra. Non c'è fallo secondo Ilie e può ripartire la formazione bianco-azzurra con Pasquinelli. Contrasto vinto, recupera
Ancora la formazione biancazzurra. Il pallone in avanti per Francesco Stella in anticipo a Benedettini, ma è stato pescato in posizione di offside. Aspettiamo soltanto il fischio, triplice fischio dell'arbitro Ilie, che arriva in questo momento. Libertas 1, Juventus Togana 0. Finisce qui il match che vale per la 12ª giornata del campionato sammarinese.